recentemente abbiamo visto affisso sui muri del nostro posto, della nostra cittadina, un documento a firma di Giovanni Salerno, ex sindaco di questo comune, attuale consigliere provinciale, che ci ha praticamente comunicato che il suo gruppo, il gruppo dell'MPA alla provincia, si è fatto promotore di un emendamento praticamente che ovviamente consente di realizzare o comunque di inserire, perché poi realizzare diciamo che è una parola grossa, ha fatto inserire nel piano triennale delle opere pubbliche della provincia delle opere che sono numero uno, strade di attraversamento da Pianostoppa per andare a finire all'Hotel Miravalle, e come noi sappiamo che il Piemontese è fondamentale. Cioè, nel senso che a tutti capita da loro ogni 2 anni di attraversato. Quindi il dottore Salerno è stato, come si dice, vincente, e ha fatto questo regalo del Monte Mezzano, così ce lo propina. Cioè, nel senso che lui ha fatto inserire questa strada come se il Belmontesi praticamente ogni giorno si attraversare il Miravalle. Seconda cosa, ha fatto inserire sempre il gruppo dell'MPA un'altra strada, qualcuno me la può ricordare qual era? Qualcuno che ha letto il documento. Madonna dei poveri, quello che va alla Madonna. Qual è l'altra strada che ha fatto inserire? Non c'è la strada. C'è un'altra strada, che con Belmonte Mezzano non c'è zicca niente, come direbbe praticamente indietro, però ci vuole fare il regalo della Madonna dei poveri. Cioè che è una cosa che, Presidente, dica sempre. Cioè, lei si immagini uno come me, agnosta, non credente, comunista, eccetera, eccetera, Dipende. Si parla della Madonna dei poveri. Cioè, io praticamente non avrei nessun modo, ma se uno praticamente fa la Madonna dei poveri. Dopodiché praticamente ci dice che ha fatto inserire il piano generale di opere pubbliche. Io un momento a chiesa, io non ho negato perché pensavo che fosse una chiesa, cioè della stessa piazza che lui ha distrutto, no? C'è la piazza del Valle, c'è un elemento della muraglia che ovviamente ha distrutto, ovviamente sia la chiesa sia appunto. Quindi pensavo che fosse l'insalita, cioè ci facciamo la piazza e contemporaneamente rifacciamo la scalinata della chiesa madre. No, quindi che pensiero che si dica. Cioè, bisogna prendere il pensiero di fare la Madonna dei poveri. Dico, per carità, io non è che dico che non è giusto farlo, io ci mancherebbe. Ma dico, poi sarebbe una scelta di mettere in grazia la Madonna dei poveri, ci cioè, parla in incontri e poi è un problema poter posteggiare per la certezza. Comunque, questo per dire, cioè, che praticamente... Ma la chiesa? La chiesa o la strada? La chiesa della Madonna dei poveri. Cioè, non è che si sente una fare così bene commerciale con un politico di una destra siciliana che in questo senso praticamente è specialista. Quello che ti voglio dire, Peppino, è che al di là di quello che ci vuole propinare in modo veramente, come si può dire, non lo voglio dire magari, perché lo cioè dire in un termine che potrebbe risultare offensivo, ma voglio dire alle persone intelligenti non sfugge il fatto che queste cagate che scrive sul suo documento praticamente fanno ridere, e uno potrebbe anche chiedere, ma scusa, ma cosa stai facendo per Belmonte? D'accordo? Ma il vero problema è che questi governi della destra che hanno attraversato la ventina d'anni alla provincia, cioè da una quindicina d'anni, di tutto si sono occupati, tranne che di realizzare le opere che servono realmente alla gente. Perché vai a passare Ciacunde, è un'opera seria, è un'opera che serve economicamente a Belmonte, ne sanno i belmontesi, perché in 5 minuti attraverso piuttosto che perdere mezz'ora per attraversare Ciacunde, è chiaro. Ma cioè, fare un'opera in sicurezza è una cosa che serve per Belmontesi, ma evidentemente ad Avanti, che è parente stretto del Moremo del Romano, nonché dell'ex sindaco, non interessano queste cose. Avanti, all'ingegnere Avanti, così si fa chiamare, ma tutti sappiamo che forse non è ingegnere, no, lo dico giusto per fare un po' di cortiglio, diciamo, no? Così come qualcuno si fa chiamare dottore, ha detto che sono online, dico perché in questo sono specialisti, dico alcune persone. E allora io credo che quello che bisogna fare rilevare è che questa gente di tutto si è occupata, cioè di quello che serve. Io mi auguro che la gente pensa di sé,
Ma non che te fa votare tanto la bandiera, ma dico, ma che capisca veramente come fanno? Questa gente, devo dire che dice Repubblica, ha distribuito praticamente fondi a chi che sia, ha distribuito fondi, bande, chiese, associazioni, eccetera, eccetera. Ma tu vuoi che Giovanni Avanti sia, si possa impegnare a cercare di capire come salvare vita umana del Piemontese? Io penso che non gliene fotta, scusando il termine, niente. Salvo poi venire in chiesa, d'accordo, a raccogliere chissà che cosa, consensi. Consensi, su cui praticamente sono specialisti lui, l'onorevole e l'ex sindaco. E allora sui consensi da cercare in chiesa sono bravissimi. D'accordo, ma sulla sostanza quello che noi abbiamo è che giocano con la vita delle persone.